sole e profumo di salmastro, polo, cavalli, 12 fantini agguerritissimi sulla spiaggia del bagno Marzocco per questo terzo torneo. 4 le squadre partecipanti, tra l'altro molto, molto agguerrite e competitivo. Il Polo Club di Forte dei Marmi nel primo fine settimana di ottobre ha regalato a tutti gli amanti di questo sport e agli spettatori arrivati in Versilia da mezza Europa una straordinaria esperienza sulla splendida spiaggia del Bagno Marzocco a Marina di Pietrasanta. Il torneo, giunto alla terza edizione, si è tenuto in un impianto attrezzato venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre ed è stato un trionfo di eleganza e competizione, creando una fusione perfetta tra la bellezza naturale della costa versiliese in una giornata quasi estiva e il fascino intramontabile del polo. I più bravi atleti di questo spettacolare sport, con i loro splendidi cavalli, si sono riuniti per competere in questo torneo organizzato grazie al patrocinio del Comune di Pietrasanta, la Regione e dell'Axi, mettendo in mostra la loro abilità e la loro passione per questa disciplina affascinante. Le partite sono state intense, con team di alto livello che si sono sfidati per la gloria e il prestigio. Allora, con noi l'organizzatrice di questo evento. Sì, allora intanto sono 3 anni che noi facciamo la Fili del Vento Polo Cup, che praticamente è un'esibizione sulla spiaggia. Questo torneo praticamente giocheranno 4 squadre. Queste 4 squadre in effetti provengono dai più prestigiosi club di tutto il mondo e disputeranno questo trofeo sulla spiaggia con i colori della Versilia. No, qui siamo a Marina di Pietrasanta con un mare fantastico, le Alpi Apuane, per cui noi siamo veramente contenti di fare questa manifestazione su questo territorio. Quindi, diciamo, sia gli sportivi, gli atleti che i loro familiari al seguito godranno di una stagione assolutamente straordinaria con il profumo che arriva dal mare, dalle Apuane. Sì, infatti c'è questo prolungamento della stagione che rende tutti molto più gioiosi, no? Perché anche il fatto di tenere il bagno così aperto ha fatto in modo che anche tutti i clienti del bagno venissero e poi tutti gli appassionati di polo. C'è un gran movimento, abbiamo fatto lavorare Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, alberghi di Viareggio, per cui siamo, diciamo così, siamo anche orgogliosi di questa cosa, no? Si dice che il polo sia uno sport un po' snob, è vero questo? Dobbiamo cancellarlo? No, senti, lo chiamavano lo sport del re, ma sai, quando cominci a avere più di un cavallo a disposizione il costo cresce, no? È chiaro che fare un altro sport, tipo, non lo so, una palla a volo, c'è un costo completamente diverso, però sai, c'è anche un indotto, diciamo che è uno sport un po' come il golf, è uno sport un po' più di nicchia, anche chi lo pratica non è che sono in tantissimi, però è anche vero che fa in modo che anche i nostri sponsor siano molto contenti, perché abbraccia un po' delle categorie che, come si dice, insomma, sono di una fascia abbastanza alta. Come vedi, noi abbiamo la nautica di Viareggio rappresentata dal cantiere San Lorenzo, abbiamo Hill Robinson, cioè, quindi siete sostenuti? Siamo sostenuti, ma anche perché poi alla fine c'è una fare questi eventi è bello anche per le connessioni, per i contatti, certo. No? Che è molto importante, e quindi noi si cerca un po' anche di far lavorare il territorio, e la nautica è sempre in primis per noi, perché sai, io sono di Viareggio e promuovo sempre comunque il mio territorio. Nasce in Inghilterra o in India il polo? Il polo nasce in Inghilterra, poi ovviamente viene portato in India. Questo è quello che io so, poi non so se qualcuno potrà sfatare quello che dico, però a regola sono stati gli inglesi che l'hanno portato in Inghilterra durante la colonizzazione. E noi che abbiamo più di 4.000 km di spiaggia abbiamo deciso invece di portarlo in spiaggia. Sì, di portarlo in spiaggia, infatti fai conto che noi questa rappresentazione che facciamo è l'unica in Italia, anche perché ci vuole un campo abbastanza grande, anche se non è un campo regolamentare ovviamente, è piccolo, infatti continuo a dire che è un'esibizione, ma abbiamo bisogno di un bel po' di spiaggia, e soltanto in Versilia si può fare, perché non è facile trovare la spiaggia della Versilia, e quindi ti ripeto, io sono proprio orgogliosa di far conoscere questo territorio anche a tanti stranieri che giocano e che non lo conoscevano, e che, guarda, credimi, c'è questo entusiasmo, no? Perché vedi questo territorio che loro capiscono che qui si può fare il mare, si può andare anche in montagna,
Noi fai conto che, ora parliamoci chiaro, a Viareggio in 1:20 sei sulle piste da sci e poi sei al mare. E chi sta meglio di noi? Quando nasce il Polo Club di Forte dei Marmi? Il Polo Club di Forte dei Marmi nasce 2 anni fa, proprio con un'esigenza di avere sul territorio qualcosa che facesse in modo di, come ti posso dire, di mettere la bandierina sul Polo Beach. Noi in Versilia facciamo il Polo Beach. Finita questa edizione, si penserà già alla prossima, sempre sulla spiaggia? Sì, sicuramente, e poi faremo anche una sorta di academy dove facciamo scuole polo a seconda del periodo. Arriveranno maestri argentini, noi il nostro maestro è Marco Santinori e lui praticamente insegnerà a chi vuole imparare questo sport in vari momenti dell'anno. Ma il torneo Figli del Vento Polo Cup non è stato solo un'occasione per vedere questo faticoso sport ad alto livello, è stato anche un momento di incontro e di festa. Il paesaggio della spiaggia del Bagno Marzocco, con il mare cristallino e le apuane sullo sfondo, ha fornito il palcoscenico perfetto per questo evento unico. Le emozioni dei giocatori, il suono dei cavalli che correvano sulla sabbia e l'energia contagiosa della folla hanno creato un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti. Visto il successo della manifestazione, il polo sulla spiaggia è destinato a diventare una tradizione annua amata da tutti gli appassionati di sport. Marco Elzer, lei è il vincitore della passata edizione di questo sport. Sì, assolutamente, un bellissimo torneo, stupendo, e questa volta faccio lo speaker. Perché non ha giocato? Una lunga serie di motivi personali. Non entro nel merito, certamente. Come diceva Paganini, Paganini non ripete, Marco Elzer non ripete. Ha vinto una volta, diciamo, la seconda volta, non lasciamo dubbi. Senta, lei è un romano, ma però vive negli Stati Uniti d'America. Pratica, insegna sport anche là? No, io non pratico, io pratico sport come passione, e vivo prevalentemente a Roma e tutti i miei figli giocano e sono molto fiero che li ho educati in questo bellissimo sport. Poco fa, parlando con l'organizzatrice di questo evento, abbiamo detto uno sport d'élite. Lei che cosa mi sa dire? È uno sport come la vela. Uno può andare con l'hobbycat là fuori e divertirsi un sacco, e uno può anche spendere una quantità di soldi assurda per fare come la Coppa America, Larry Ellison, Bertarelli. Il polo è molto simile, si può giocare a livello divertente, familiare, quello che facciamo noi, ma si può anche giocare a livello dove gente butta delle somme enormi. Solitamente sono 4 i giocatori per ogni squadra, perché questa scelta di averne solo 3? No, perché l'Arena Polo è 3 contro 3. L'Arena Polo è 3 contro 3 perché gioca sulla sabbia, su un campo più piccolo. Polo sul prato è un campo molto più grande, dicevo prima, sono 4-5 ettari di prato, per cui sono grandi distanze, servono 4 giocatori. Serve una preparazione fisica piuttosto forte per fare questo sport? Beh, diciamo che se uno non è in forma, il giorno dopo soffre. So che ci sono tantissimi cavalli, perché soltanto 4 squadre e tantissimi cavalli? Beh, premesso che ogni giocatore ha bisogno di 4 cavalli, perché sono 4 tempi, perché lo sport è tale che dopo un tempo il cavallo si stanca e allora devi cambiarlo. Infatti ogni squadra ha 12 cavalli, 4 per 3 giocatori fa 12 cavalli. Qui da noi in Versilia, e non soltanto forse in Versilia, si gioca sulla spiaggia, sull'arena, come diciamo dalle nostre parti. Solitamente invece si gioca sull'erba? Certo, l'erba è il re degli sport, è una cosa... mi viene la pelle d'oca solo a pensarci. È bellissimo. Come si stanno comportando questi ragazzi? Benissimo, bellissimo. Lo dicevo anche ieri, anche oggi, le partite sono pulitissime, nessun fallo grosso, il gioco molto aperto, terreno permettendo e tutto, ma veramente piacevole per loro, per i cavalli e per il pubblico. Sarà possibile vederla di nuovo in campo l'anno prossimo? Inshallah. Bene, questa nostra giornata sportiva in mezzo al profumo del mare
e al profumo del salmastro si sta concludendo. A questo punto non ci resta che dare la linea al nostro collega Federico Conti, che si trova in un ambiente altrettanto straordinario. La Fini del Vento Polo Cup arriva al Versilia Golf Club per una charity night a favore della Levi Montalcini Foundation, fondazione che porta il nome del premio Nobel Rita Levi Montalcini, già senatrice a vita, realtà che sostiene la diffusione dell'istruzione in giro per il mondo. Tra i progetti che in questa occasione si sostengono attraverso una raccolta benefica nel corso della serata, la costruzione e realizzazione della nuova sede della fondazione, un centro innovativo ed ecosostenibile. L'idea alla base di questo progetto innovativo è ispirata dal forte parallelismo che esiste fra la struttura del sistema nervoso umano e il sistema radicale delle piante. L'architettura iconica rende omaggio al lavoro di ricerca della professoressa Rita Levi Montalcini, che la condusse alla scoperta del fattore di accrescimento della fibra nervosa e legato poi ai lavori artistici dei suoi fratelli. Siamo con Piera Levi Montalcini, presidente dell'associazione Levi Montalcini, presto sarà fondazione, partner importante in questa edizione della Polo Cup Fili del Vento. Intanto stasera è un'occasione per sostenere la vostra attività e le tante iniziative. Intanto ecco, che cosa e qual è l'obiettivo della vostra attività? La nostra attività si è sempre, la fondazione esiste da moltissimi anni, dal 1992, quindi con passaggi successivi, ma lavoriamo nel settore dell'istruzione dei ragazzi, dei giovani, dell'orientamento da quell'epoca, quindi sono anni e anni che ci dedichiamo ai nostri ragazzi. Oggi stiamo un po' cambiando l'impostazione perché vogliamo far interessare i ragazzi al loro futuro insegnando loro il loro passato, il passato che era prima di loro, e il passato per me è quello della mia famiglia, perché oltre a zia Rita, scienziata, premio Nobel, senatrice a vita, c'è la sorella gemella che è pittrice, bravissima, che è allieva di Casorati, che poi man mano negli anni ha cambiato tutti gli stili di pittura, e mio padre è architetto, tra i primissimi architetti razionalisti in Italia, non solo architetto, scultore, dipingeva anche lui, faceva caricature, un ottimo disegnatore, un caricaturista meraviglioso, quindi una famiglia eccezionale, e io sento l'obbligo di farla conoscere ai giovani per insegnare loro che il talento vale, ma che tutti si sono impegnati tantissimo nel loro lavoro e che quindi l'intelligenza è utile, anzi indispensabile, ma molto più indispensabile è l'amore per il lavoro che si fa e la costanza, la perseveranza e insistere in quello che si fa senza mai demoralizzarsi, anche se qualche volta ci sono delle delusioni. Lei e la sua famiglia conoscete bene questo territorio, come avete accolto questo legame, questa partnership con la Fili del Vento Polo Cup? Benissimo, ovviamente Forte dei Marmi era già il luogo di villeggiatura di zia Rita e di tutta la famiglia, quindi da allora, poi c'è stata ovviamente l'interruzione del periodo bellico, delle leggi razziali, dello scappare per non farsi catturare dai nazisti, poi siamo ritornati a Forte dei Marmi, e quindi Forte dei Marmi è stato il nostro punto di svago, di infanzia, di veramente dei momenti più belli in famiglia tutti insieme, quindi poter avere un connubio così forte con il territorio e poter dialogare col territorio è una cosa che ci riempie di gioia e di speranza di riuscire a far passare bene insieme agli altri questo che è il nostro messaggio per il futuro. Assessore Andrea Cosci, assessore allo sport, che valore ha questa manifestazione per il territorio di Pietrasanta? Ma certamente è una manifestazione che noi ci puntiamo tanto, in particolar modo per poter destagionalizzare la nostra attività turistica. Pietrasanta ha bisogno di queste, anche di queste manifestazioni che sono fuori dal periodo turistico normale,
però Pietrasanta si sta già muovendo in tal senso, con altre attività sportive e non, e quindi noi il polo è uno sport che non è molto conosciuto, no? Però ha una valenza turistica importantissima per il nostro territorio, per le nostre attività alberghiere, per le nostre attività commerciali. Perché? Perché porta economicità e quindi è importante valorizzare il nostro territorio. Il nostro territorio è basato sull'artigianato, i nostri grandi maestri artigiani che hanno fatto grande Pietrasanta, ma è anche turismo, turismo sportivo, turismo estivo, ma dobbiamo portare il turismo anche nel periodo che non è presente la bella stagione.